Luigi Pirandello nasce a Girgenti, oggi Agrigento, il 28 luglio 1867. La sua famiglia era di origine ligure e si era trasferita in Sicilia nel 700 per sfruttare alcune solfare della zona. Nel 1880 si trasferisce a Palermo, frequenta il liceo, l'università, continua gli studi a Roma e li completa a Bonn, dove si laurea nel 1891. Torna a Roma, collabora con alcune importanti riviste letterarie e viene introdotto negli ambienti culturali della capitale. Dal 1897, per molti anni, è professore presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Roma. Una vita piuttosto tranquilla, con un doloroso e condizionante episodio legato alla malattia mentale della moglie, Maria Antonietta Portulano, figlia di un socio del padre, che non resse al disastro economico causato da un allagamento della miniera in cui era stata impiegata gran parte dei capitali della famiglia. Dal 1909 Pirandello collabora al Corriere della Sera, giornale sul quale vengono pubblicate molte sue novelle, che poi confluiranno nella raccolta Novelle per un anno. Tra il 1910 e il 1915 una serie di favorevoli opportunità gli permette di affrontare l'attività teatrale, che in seguito assorbirà sempre più le sue energie. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale la famiglia ha ulteriori sofferenze. Il figlio Stefano viene internato in un campo di concentramento austriaco. L'altro figlio, Fausto, parte per il fronte. La malattia mentale della moglie si aggrava e lei viene ricoverata in una casa di cura. Pirandello nel 1924 aderisce pubblicamente al fascismo, anche se si trattò di un'adesione di interesse più che di sostanza. Dal 1925 assume la direzione artistica del Teatro d'Arte di Roma, presso cui in seguito lavorerà la giovane attrice Marta Abba, prima donna della compagnia e ispiratrice delle opere dell'autore. Gli ultimi anni della sua vita sono segnati da un notevole successo. Nel 1929 viene chiamato a far parte della Reale Accademia d'Italia. Nel 1934 gli viene conferito il premio Nobel per la letteratura. Muore nel dicembre del 1936, mentre assiste alle riprese del film tratto dal suo romanzo Il fu Mattia Pascal. La prima idea su cui si basa la concezione della vita di Pirandello è l'opposizione tra vita e forma. La vita è un flusso continuo, un movimento incessante grazie al quale l'individuo, che pure mantiene un'identità di fondo dalla nascita alla morte, cambia però i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, le sue idee. La forma, invece, è l'insieme delle convenzioni sociali che paralizzano il flusso della vita, imponendo rapporti e atteggiamenti stereotipati, accettati dalla collettività in cui una persona è inserita. L'uomo quindi rimane immobilizzato dalla forma, impossibilitato a esprimere se stesso, a manifestare le sue esigenze più profonde, e solo in pochi momenti, rari momenti, riesce ad emergere e ad imporsi. L'uomo spesso è quindi costretto a portare una maschera che toglie autenticità ai suoi gesti, ai suoi comportamenti. Un altro elemento di base del pensiero dell'autore è l'idea di relativismo, cioè la certezza che non esiste una verità universale, ma che ogni singolo individuo è portatore della sua verità, che gli altri spesso non conoscono, che gli altri non possono comprendere e che spesso giudicano comportamenti e azioni degli uomini guardandoli soltanto dal loro punto di vista, che è necessariamente limitato. Da questo cosa deriva? Deriva il dramma dell'impossibilità di comunicare, perché mancano i termini di riferimento. Un individuo non conosce spesso il dramma
di un suo simile, un dramma che vive l'altra persona, si limita a vedere come si comporta e giudica in base a quello, utilizzando categorie che sono sue e non quelle dell'altro, che lui non conosce. Da qui l'uomo è solo e la vita è vista come un'avventura dolorosa. L'uomo viene esposto al rischio del ridicolo e dell'incomprensione, spesso ritenuto pazzo, quando in rari momenti ritrova la lucidità e ritrova se stesso. L'opera di Pirandello viene considerata una delle espressioni più interessanti del primo Novecento. Egli cambia il genere romanzo, il cambia le novelle e inizia una nuova forma di teatro. Prova anche a scrivere poesie, che presto abbandona a favore del genere narrativo. Il suo primo romanzo è L'esclusa, del 1901, e qui già possiamo ritrovare alcuni temi che poi andranno a far parte del suo pensiero. Nel 1904 viene pubblicato Il fu Mattia Pascal, 10 anni dopo I vecchi e i giovani. Ma la vera affermazione dello scrittore si ha con il teatro. Ricordiamo Così esse vi pare, del 1917, Sei personaggi in cerca d'autore, del 1921, L'Enrico IV, del 22. Nel 1926 esce il romanzo Uno, Nessuno e 100.000, che già nel suo titolo definisce il motivo della scomposizione della personalità dell'uomo in tante sfaccettature, tante quanti sono gli uomini che gli vivono intorno, che lo guardano e che entrano in rapporto con lui. Le molte novelle composte da Pirandello saranno poi raccolte in più volumi a partire dal 22 con il titolo di Novelle per un anno. La raccolta Novelle per un anno si estende in un ampio arco cronologico dal 1894 fino quasi alla morte. Tra novelle, romanzi e opere teatrali è sempre esistito uno scambio di temi, motivi e trame. Molte delle sue novelle infatti vengono poi riadattate per la rappresentazione teatrale e i temi che vi possiamo trovare sono quelli costanti nella produzione di Pirandello. Gli individui protagonisti sono spesso soggetti alla volontà del caso, diventano vittime di errori e di equivoci, soffrono di crisi di identità. La solitudine dell'uomo, la sua incapacità di dominare le circostanze fondamentali della vita, la difficoltà, se non l'impossibilità, di entrare in contatto con gli altri, la continua sconfitta, sono i motivi che troviamo costantemente nelle novelle. Vi è anche una notevole varietà di soluzioni stilistiche e narrative. Alcune si concentrano sul mondo della Sicilia, tra contadini e minatori, ad esempio La Giara o Ciaula scopre la luna. Altre invece rappresentano vicende di solitudine, incomprensione o pazzia, viste come un rimedio sicuro al dolore di vivere, e spesso sono ambientate in città, nella dimensione di piccoli impiegati o di chi deve ricorrere ad espedienti per trovare i mezzi di sussistenza. Altre invece sono caratterizzate da una notevole innovazione stilistica. In tutti i casi, tuttavia, l'intento di fondo resta sempre lo stesso: rappresentare dolorosamente e amaramente la profonda crisi di valori che interessa i primi decenni del Novecento. C'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro, e quando stai solo, resti nessuno.